Assistito al live potentissimo Ivan King e i suoi ragazzi che sono qua con noi, quindi a questo punto un fuori programma, presentiamoci tutti, no? Sì. Anche i ragazzi. Sì, abbiamo Ryan, eccolo qui. E Fabian, fanno così rima. Lo fanno, infatti lo fanno. Effetti. Allora, live una bomba ragazzi, mi è piaciuto moltissimo. Grazie anche mille. Questo assetto così unconventional, no? Perché normalmente band sono ancora vecchie scuola, diciamo, sì, no? Si avvalgono di tutto un apparato tradizionale. Ecco, vorrei che voi mi faceste adesso una panoramica, diciamo, stilistica di quali sono le consonanze musicali, artistiche che originano questo progetto musicale. So che vi è un EP, c'è il video fuori che è nuovo, dici qualcosa in più. Allora, dunque, io penso si capisca abbastanza, sono un po' cresciuto pan industrial, video stampo, Nine Inch Nails, chiaro, Zombie, Marilyn Manson, bla bla. Chiaro. Con anche delle sporcature un po' delle band precedenti, Combi, Grassi, un sacco. E quindi ho avuto progetti diversi nella vita, dalla terra al rock, che comunque mi piace, più leggero. Però alla fine della fiera, diciamo che quello che mi piace fare è l'industrial, l'industrial metal, l'ignorante, tutta la dire. Chiaro, no, ma peraltro un bellissimo timbro vocale, l'ho trovato abbastanza anche universale, pregno di tutta una serie di influenze anche utilizzabili in altre circostanze, sì, quindi sì, è un bel timbro universale proprio da metal estremo, lo dico. Grazie. Da praticante attivo del genere. Sì, mi piace, ho trovato questo modo di screen che mi piace da fare, perché comunque ci ho messo un po' a trovare qualcosa che mi piacesse, da poter dire ok, è il mio. Certo. Ci vuole un po' di anni per averlo. Però adesso che ho trovato questa quadra che mi piace, passare dalla voce bassa, atmosferica, se vogliamo, al lungo, straziato, diciamo che è la componente che ha filmato il progetto da fine, ok? No, no, pone un bellissimo cappello su quello che è anche l'atmosfera dei pezzi, l'ho trovato molto chiaro, molto chiaro. Grazie. Ma tutti quanti, anche i ragazzi, avete proprio spaccato. Allora, ti volevo dire, a proposito della produzione nuova che avete fatto, volevo capire cosa ne pensate, perché adesso molte band si avvalgono dell'home recording, fanno un parziale lavoro di studio, un parziale lavoro a casa. Voi come vi siete comportati? Io ho una fortuna micidiale, perché uno dei miei più grandi amici, fratelli di sangue, è Nero Argento, che saluto, è un produttore, ha uno studio, e quindi per fortuna riesco a lavorare insieme a lui da sempre. Quindi diciamo che è una cosa molto utile, perché posso permettermi di avere uno studio di esposizione quando voglio, che mi hanno stare sui tempi, sui lavori, però non faccio le robe in cameretta. Certo. Già, comunque è tanto, secondo me dà una mano, insomma. Certo. E lui poi è molto bravo, quindi sa veramente fare tutti i generi possibili. Ha lavorato con l'hip hop italiano, al metal, quindi sa fare veramente tutto. E quindi sono molto tranquillo, io compongo le mie cose col mio iPad, con la tastiera vecchia di 20 anni, e poi trasmetti l'idea, tutto il discorso di lavoro, certo. Io, va bene, no? E poi dalla mano comunque mettere giù ad arrangiare, che è molto bravo, quindi mi affido molto, perché comunque so che sa cosa voglio, e quindi è molto un vai, vai pure. Guarda, al di là della combo fighissima, quei ragazzi sappiamo che sei un personaggio eclettico, ci siamo un attimo documentati, praticamente coinvolti nella tua attività artistica varie componenti al di là del discorso musicale, c'è una componente anche che mi ha incuriosito molto, che è anche un po' il tema di stasera, tutto il discorso sulla applicazione artistica di queste maschere. Sì, sì, sì. Sono maschere che faccio a mano praticamente. A mano nel senso che fai la scultura a mano e poi fai gli stampi di silicone, tecniche varie, che chiamano caso, praticamente usi la resina che all'inizio è liquida e la versi questi stampi facendola roteare, e che non si sono liquidi diventa plastica. Ah, ok. Il lavoro è proprio un processo. Sì, non è una cosa velocissima, però è molto per me migliore di fare maschere in questo tipo qua. E quindi sì, sono maschere, io faccio maschere da conoscere. Viene da lontano, diciamo. Viene da Scooby-Doo, e quindi un po' tutto il mondo del lore, delle maschere, dei personaggi mascherati, da supereroi a serie film, diciamo. Ho questo fascino verso le maschere, quindi faccio da sempre, e adesso è il mio lavoro principale. Capito, no, beh, un personaggio tutto tondo e un po' c'è incuriosito, perché normalmente, ecco, ovviamente ci andiamo sempre a documentare qualora già non conosciamo. Fare una panoramica invece su Coilink, dove sì, ci ascolta, può seguirvi, trovare.
una piccola parte di merch, ovvero un master che scorro adesso, che sono le maschere più precisi, è già in vendita perché ho un negozio online, okay, maschere, e c'è anche questa qua. E chi dovesse comprare la maschera di loro online avrà una copia di tutte le gratis. Poi le venderò anche separatamente in successione, e ho fatto fare anche un design molto figo per la t-shirt che a breve spero di poter mettere in produzione pure quella. E sì, questo è un po' il discorso della musica. Poi beh, YouTube giustamente, durante i video, eccetera eccetera. Allora, salutiamo i ragazzi perché hanno veramente spaccato, li abbiamo anche conosciuti meglio e quindi siamo stati felicissimi di averli, e comunque nella speranza di rincontrarci ancora presto. Assolutamente sì. Nel frattempo ragazzi, il programma continua e la playlist è incessante, sempre monolitica, quindi adesso ci spariamo i Dark Tranquillity.